Se si sveglierà? Beh, che si svegli! Qui non deve restarci! Si è mossa! Si sta svegliando! Che cosa si fa? Nascondiamoci! Tu sei il viso! Come hai indovinato? Vado sbagliato. Sì, tu devi essere... Gongolo, sì, sono io. E questo è il cucciolo. Si esprime a smorfie. Oh, non lo so. Non l'ho mai provato! Tu devi essere Brontolo! Sì, è lui! Ah, chi siamo, lo sappiamo! Chiedile chi è lei e cosa ci fa qui! Ah, ciao! Chi fai e che cosa sei? Che cosa... Tu chi sei, mia cara? Biancaneve, la principessa. Mia cara principineve, bianca spessa. Siamo onorati, siamo pazzi da legare. Pazzi da legare? No, siamo mazzi da segare. Pazzi? Ma che stavo dicendo? Niente, stavi lì farfogliando come un lomacone. Chi sta lomacando come un farfoglione? Che cosa? Ah, smettila e dille di andarsene. Vi prego, non mi mandate via. È una vecchia strega. Mi metto in qua. Se la regina la trova qui, si infurierà e si vendicherà su di noi. Ma lei non sa dove sono. Non lo sa, eh? Lei sa tutto. È maestra di magia nera. Riesce perfino a rendersi invisibile. Potrebbe essere qui, in questo momento. Ovunque non mi troverà mai. Se mi fate restare, mi occuperò della casa. Laverò, stirerò, cucirò, cucinerò. Cucinerai? Sai fare la catasta di morne, non la crommella di tata? La crostata di mela, sì, la crosmata di tele. La torta di more. La torta di more, urrà, resta qua. Perché lo volevo? Sette nani in uno! Ma era il mio gioco da bambino. Sì, io lo facevo con i filmini 8 mm che erano tutti. Io facevo sia il tuffo di Brontolo che la fata di Cenerentola, tutti i dialoghi, per i compagni di scuola che se lo ricordano ancora. Ti credo. Vedi, fa anche Biancaneve, fa tutto. Quando avevo la voce, facevo anche Biancaneve. Ma il compito della nostra professoressa è tenere i tempi, ma, quindi abbi pazienza, sì, nonostante sì, questa tua grande bravura, adesso dobbiamo andare. Sì, allora adesso...